tutti, dimmi un piedi con prospettiva diversa perché si tratta di un video haul di vestiti. Oggi veramente ho fatto una roba esagerata. Io non amo molto andare in giro per negozi di vestiti, io odio svestirmi, rivestirmi e tutto il resto. Devo essere nel mood giusto perché ci sono delle luci veramente impietose nei camerini, quindi devo essere un po' dell'umore giusto e devo avere anche necessità, come in questo caso. Partirei intanto da questo preferito. Sono andata da Another Stories, che è un negozio di cui c'è anche il sito internet, che in Italia è presente a Bologna, in via Rizzoli e a Milano. Per il compleanno mia zia mi aveva detto mi voleva fare un costume. Però mi ha detto guarda, sceglilo, compralo tu, in modo tale che vediamo in regioni diverse, che poi se non va bene la taglia o il colore o qualcos'altro dobbiamo un po' scapicorlarci per cambiarlo. Quindi sono andata in questo negozio e niente, mi sono innamorata di questo costume qua. Io, come vedete, nel vestire ho dei gusti abbastanza semplici, troppi colori, le fantasie non fanno per me. In più, obiettivamente, io sono diversi anni che non ho un costume nero e lo volevo, quindi quando ho visto questo nero l'ho voluto prendere. Io inoltre uso le classiche parte di sotto come slip. È un tessuto bello morbido, non ho letto la composizione. Poliamide elastan? Sì. E ha la parte laterale appunto che è fatta traforata a retina. Il pezzo di, allora, la mutanda costa 19 euro, lo slip, la parte superiore viene 25 ed è il classico triangolo, come lo faccio vedere, eccolo qua, classico triangolo non imbottito, cioè, tanto voglio dire che vogliamo prendere in giro, io devo stare comoda, non mi devono sfuggire. E richiama la parte laterale. Indossato, ovviamente, io l'ho preso della taglia giusta, nel senso che mi sta bene e ho fatto le prove anche sdraiandomi e muovendomi che non fuoriuscisse niente, che non debba fuoriuscire, diciamo così. Poi sono andata da Coin a fare un giretto e da Mango ho trovato un paio di pantaloni che vi faccio vedere. Semplici, io avevo pecunia di pantaloni, come immaginerete, anche perché sì, ho perso qualche chiletto, ma rispetto agli altri anni peso ancora più del solito. Questi sono venuti 19,99 euro ed è un classico pantalone nero, modello jeans, però in nero, è cotone e parte elasticizzante, quindi semplice, dritto, effetto skinny, con la vita giusta. Io non porto pantaloni troppo a vita bassa perché se mi siedo non voglio rimanere con l'intimo di fuori o che mi si veda direttamente lo spacco. Poi, anche perché c'è una certa età in tutti i sensi, da Calliope, che io ripeto non vado molto per i negozi, Calliope generalmente non me la filo spesso perché in vetrina le classiche cose molto molto giovanili e io ovviamente non mi metto le tutine con le cose corte, uno perché vado, cioè soprattutto in ufficio e via dicendo, non abitando in un posto di mare, a me non è che dici sai il pomeriggio le cose quando esci. E invece ho trovato un sacco di cose interessanti, ho comprato 4 paia di pantaloni, quindi sto a posto per tutta la stagione. Questi sono blu. Ragazzi, il materiale è quello che è, ma io veramente cercavo pantaloni un po' più leggeri, freschi, relativamente da una vita, anche di buona qualità per farmeli durare più anni, ma finiscono così semplici. Può sembrare un effetto pigiama, non lo è, perché a me rimangono aderenti, non rimangono larghi, e li ho pagati 15,99 euro. Io vi consiglio comunque di provarli perché di questo modello ho preso, mo li porto qui dietro, anche la versione blu scura, sempre per risanare un po'. Questo dietro ha anche l'effetto taschina da pantalone classico. Il modello, a vederlo, se voi lo vedete, è praticamente identico. In realtà io questo ho preso una taglia maggiore rispetto a quell'altro, perché mi veste meglio questa taglia.
Dopodiché c'era una promozione di questi pantaloni modello skinny, sempre effetto vita regolare ed effetto jeans e non jeans. Dov'è il cartellino? Questi vengono €19,99, però se ne prendi due sul secondo hai c'era il 50% di sconto. Raga, io non faccio nessun straionondo, come capirete e intuirete. L'effetto push-up ovviamente viene dato dalle cuciture che non sono le solite dei pantaloni che aiutano. Ho preso questo grigio molto scuro. Tra l'altro questi mi stanno, quegli skinny, io sono bassa, sono molto bassa, sono 1,50 m. E di questi skinny mi avanza poco e quindi non ho neanche bisogno di fare orli. E poi ho preso un verdone scuro, che è uno dei colori che si possono intuire come colori che io utilizzo nei pantaloni. Infine sono passata da H&M perché volevo prendere in teoria delle magliettine un po' aderenti, relativamente aderenti, a tinta unita da mettere con quel pantalone che è quella leggera fantasia. In realtà ho preso tutt'altro, scusate se esco spesso dall'inquadratura, però allora ho preso questa maglietta qui che non è assolutamente il mio genere, però mi è piaciuta molto, mi è piaciuta proprio tanto. La parte sul retro è così, mi piace anche che ha prevista questo pezzo di tessuto che praticamente va a coprire la fascia del reggiseno. Il reggiseno, come ho detto. Questa costa €19,99 e ha questa fantasia. A me ha ricordato gli impressionisti. Comunque, queste sono delle magliettine che io con un modello pantalone jeans o anche con il jeans metto tranquillamente anche per andare in ufficio, se mi capita un aperitivo, una cosa in cui voglio vestirmi meno sportiva, però sempre senza essere insomma troppo impegno, mi va bene. Per €9,99 invece ho preso quest'altra magliettina di un tessuto bello fresco che ha la particolarità di avere le manichine svolazzanti, semplice, che rimane lunga così, non è proprio a point perché non sono regolari. E infine per €9,99 ho preso questa, diciamo, canottiera, nel senso che non ha proprio le maniche, neanche quelle, però questa non ce l'ha manco finta, in questo bordeaux molto scuro, leggermente più lunga dietro rispetto ad avanti, con la parte di avanti di similpizzo. L'ho provata, il problema di queste magliette di H&M non solo, che hanno la parte ricamata in pizzo trasparente, che a me viene sempre troppo bassa e mi esce il reggiseno, in questo caso non mi esce. Termino con un prodotto che non è di abbigliamento, è un accessorio che quando l'ho vista a casa non potevo non prenderlo, €3,99. Parliamone. È bello morbidoso, è un panda morbidoso, io adoro i panda. E niente, questo lo aggancerò alla borsetta esterna invece della, oltre la scimmietta di Mononcello, qui la borsa di Kipling. Ci aggancio questo, poi questo potete agganciare al portachiavi, però mi piacciono i portachiavi, i mazzi di chiavi essenziali, non è che ho quei portachiavi enormi. E quindi mi piace, l'ho preso, ne ho preso anche un altro da regalare a mia cognata. E niente, questo è tutto. Io adesso seguirò una serie, girerò una serie di video, ragazzi, perché siccome settimana prossima, rispetto a quando sto girando questo video, sono in ferie e praticamente non ho internet, non che la cosa mi faccia venire da piangere, sia chiaro, però ovviamente cosa voglio fare? Voglio caricarvi almeno un video sul canale, perché giustamente per voi che invece non siete in ferie e avete e vi fa piacere magari stare in compagnia. Ovviamente non riuscirò a rispondere ai vostri messaggi, fin tanto non ritorno a Bologna. Quindi niente, un bacio grande, mi fate sapere se c'è qualcosa che vi ha stuzzicato, se vedendo le cose che ho preso mi consigliate qualche altro negozio che magari non conosco. Non mi dite Zara perché non ci vado da Zara. E un bacio, alla prossima.